ragazzi, e benvenuti in questo ultimo nuovo video che è uscito dopo tantissimo tempo. Come vedete sono con lo Small Pocket perché mi sto spostando e cambia, mi segue, quindi posso muovermi un pochino. Allora, innanzitutto volevo farvi vedere la nuova sedia, la nuova, mia sedia da gaming che mi hanno regalato. È comodissima. Poi mi hanno regalato una tastiera, un mouse per la mia postazione e per il resto è tutto a posto. Altra cosa che volevo dirvi, ho smesso di fare video, cioè ho interrotto di fare video perché non potevo più caricare i file, adesso vi faccio vedere perché. Quindi andiamo a vedere la postazione. La postazione è che, cioè, non c'è più il computer, è sparito il computer, cioè dov'è, non c'è più il computer, e però come vedete è funzionante. No, non ho preso un all in one, non c'è un portatile collegato, non c'è niente, semplicemente, vi faccio vedere, il computer è finito qua dentro. Cioè, guardate che figata, è ancora da ultimare. Queste qua sono le porte USB che ho staccato dal case provvisoriamente, perché questa porta qua, che sarebbe la porta USB-C, cioè questa, non funziona, cioè non è collegata, cioè la scheda madre non me la riconosce, quindi attualmente non funziona e sto aspettando che mi arrivino le USB 3.0 e tutto il jack audio così, per avere una connessione decente. E niente, ho preso provvisoriamente queste porte USB dal case, poi andrò a rimontarle su. Dietro quella paratia bianca che si vede c'è l'alimentatore, tutti i cavi, due ciabatte, un alimentatore, poi ci saranno un paio di ventole perché l'alimentatore ha problemi di surriscaldamento. Ho provato a fare un overclock della scheda video, ma ha avuto dei piccoli problemi di temperature e di alimentazione, perché l'alimentatore si scaldava un bordello e mi andava in protezione. Qua si chiude e non si vede più niente. Ho montato una griglia qui, cioè guardate che figata che è venuta. Questa è... Il PC è sparito, cioè è tutto lì dentro. È una scrivania dell'Ottocento che abbiamo bucato. Praticamente è stata dura perché è durissimo, è un legno veramente duro. E però ce l'abbiamo fatta, dai. Dobbiamo ancora finire a sistemarla, ultimarla un po', rivestire le pareti dentro con questa carta adesiva bianca per proteggere il legno l'usura del tempo, e basta. Vi lascio a tutti i video che sono riuscito a recuperare. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone and lonely darkness fill my soul. Stiamo andando all'Eroi Merlin a prendere un po' di robe per la scrivania. Guardate che bella sta via. Siamo contro quella macchina e dobbiamo comprare delle viti, giusto? Esatto, abbiamo le viti e un po' di roba che dobbiamo prendere per vedere di far funzionare tutto quanto. Casomai se non riusciamo la teniamo volante e accendiamo il PC in qualche maniera. Esatto. Mamma mia, dovremmo almeno riuscire a fissare le ventole. Però per fare questa cosa dobbiamo tornare prima che faccia buio, perché dopo dobbiamo tagliare, fare i buchi fuori, e se c'è buio non si vede un australopiterco. Ma c'è un proiettore da 50 watt. Davvero? Che allora, illumina come un cammello. Chi se ne sbrega. Però è in un'aiuola con cavo. Che c'è il tramonzo. Il tramonzo. C'è un traforo. Allora io sono qua. Aspetta. Prima che ti faccio vedere. Ah, beh, sì.
Ok, a parte che vengo illuminato a giorno da non so cosa, che mi sta illuminando così a giorno, boh, non lo so. Vedi che sei una persona illuminata, vero? E abbiamo appena fatto la spesa, abbiamo preso anche, vediamo se riesco a distruggere la macchina, una bellissima scalpello da 20 mm. Non devi illuminare per terra, è questo, bellissimo, guardate che bello. E adesso torniamo a casa, vediamo se riusciamo a fare i fori, poi sbattiamo tutto dentro, colleghiamo e se funziona funziona, se no vediamo come farlo. Dobbiamo riuscire entro le 6:30 a far funzionare tutto, quindi non ce la faremo mai.
I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. In modo da dargli più spazio. Alexa, accendi Jarvis.